Benvenuti, benvenuti a questa diretta di Stampa Evangelo. Oggi siamo arrivati a lunedì 11 maggio 2020, tra 7 giorni il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. Per questo trasmettiamo Stampa Evangelo fino al 18 di maggio dalla pagina di San Giovanni Paolo II. Tra l'altro, questa ospitalità ha permesso a Stampa Evangelo di raggiungere il record storico di persone che hanno visto una puntata, perché la puntata, l'ultima puntata, quella di venerdì scorso, è stata seguita da 31.357 persone. Pensate, 31.357. Davvero grazie a ognuno di voi. Grazie a Monica Vitali, a Massimiano Esposito, a Diana Barigelletti, a Flaviano Fortunato, a Paolo Rodella, a Cristiana Di Stefano, a Armida Marchesi. Ho già fatto il viaggio, diciamo così, in tutto il PDF nazionale praticamente. Adesso è arrivato anche il PDF Veneto con Danilo Bassan, c'è Paola Piacentini, c'è Mirko Fanizzi del PDF Puglia. Ecco Mirko De Carli, ciao Mirko, ciao Giuseppe Lo Iacono. Se posso dirvi, come sempre, un aiuto facendo il primo like alla diretta, ma soprattutto la condivisione sul vostro profilo, perché sapete che molti magari non sanno che noi stiamo trasmettendo da un'altra pagina rispetto al mio profilo, ma dalla pagina di San Giovanni Paolo II. Saluto Giuseppe Ficca. Saluto Valeria De Persis, saluto Giuseppe Scrivo. Allora, bisogna parlare di cosa? Di tante questioni, tantissime questioni. La prima questione, quella che davvero mi allarma di più, è la vicenda Silvia Romano, anzi dovrei dire, leggendo i giornali di oggi, Silvia Aisha Romano. Saluto anche Valentina Baldacci del PDF di Trieste, Antonio Panero, vice sindaco del PDF in Piemonte, c'è Lavinia Oliveri e non ho sbagliato il cognome stavolta, c'è Flavia Lanci, insomma ci siamo in tanti, però vi raccomando il like, la condivisione sul profilo e soprattutto il link alle chat, visto che in chat operativa PDF ancora chiedono se c'è la diretta in corso, se mandate il link alla chat del PDF, alla chat operativa, a tutte le chat regionali, alle chat in cui ci siete. Vedrete che anche gli altri amici non chiederanno più se siamo in diretta o non siamo in diretta. Siamo in diretta. Jacopo Pioli, che scrive dalla Cina, mi dice: nessuna notifica nonostante abbia il like alla pagina. Per questo dobbiamo fare i like alla diretta, dobbiamo fare le condivisioni, perché sapete che siamo un po' boicottati dal sistema Facebook che non ci fa avere notifiche, almeno non a tutti, quindi abbiamo bisogno del vostro sforzo. Se fate un like alla diretta, aumentano i like, se fate le condivisioni, tutti si accorgono che siamo in diretta e ovviamo alla questione delle speriamo non sia Covid, ragazzi. È uno starnuto, secondo starnuto di mattinata con isolamento. Comunque sto nello studio da cui si fanno tutte le trasmissioni di Stampa e Vangelo. Saluto Gabriele Marconi, saluto Consuelo Nespoli, davvero grazie. La puntata, dicevo, ha un po' di tronconi oggi. Il primo troncone inevitabilmente è la liberazione di Silvia Romano, Silvia Aisha, come leggiamo sui giornali, che vuole essere chiamata Silvia Aisha Romano. Poi c'è la questione DPCM. Oggi finalmente dovrebbe uscire il DPCM, cosiddetto decreto aprile, e adesso dovrebbe diventare decreto maggio. Saluto anche Daniela Tascini, cara amica del PDF Umbria, come Simona Lupi, anche lei nessuna notifica nonostante il like e share. PDF Abruzzo, Rossano Giorello, PDF Pinerolo. Saluto tutti, Monica Vitali, Massimiano Esposito, con le sue provocazioni sui musulmani. Ma vedrai che ne parleremo, insomma, della questione musulmana. Angela Polin, che mi dice: tranquillo, è allergia. Brava, probabilmente è questo. E allora, se mi aiutate, e in questo davvero leggendo anche il Vangelo di oggi è bellissimo,
perché nel Vangelo di Giovanni oggi Gesù presenta agli apostoli lo Spirito Santo, sostanzialmente annuncia la Pentecoste. E chiamando lo Spirito Santo, raccontando lo Spirito Santo, lo chiama Consolatore. Ecco, in un tempo come questo, quanto aiuto ci fa la lettura quotidiana del Vangelo, anche di un Vangelo difficile come il Vangelo di Giovanni. Oggi quel Vangelo ci parla dello Spirito come Consolatore. E allora noi che ci parliamo con queste lingue che vanno, no, e ci fanno dire cose, sappiamo che siamo forse un po' anche animati dallo Spirito e le cose che diciamo sono forse anche in qualche modo ispirate e sono figlie di una consolazione che troviamo anche attraverso la lettura quotidiana del Vangelo, che ci fa guardare alle cose che leggiamo sui giornali con un'ottica, come dire, quotidianamente sempre cristiana e diversa dal mainstream. Leggendo le cose avvenute sulla liberazione di Silvia Aisha Romano, ripeto perché questo nome islamico ha voluto per sé la liberata che era stata rapita a 80 km da Nairobi un anno e mezzo fa, cooperante andrebbe definita, c'è molto da dire. Allora, le questioni su cui si stanno accapigliando tutti sui social sono tre. La questione del riscatto pagato, che è pacifico, sono stati pagati 4 milioni di euro dai contribuenti italiani tramite l'AISE, che è il servizio segreto italiano. Nessuno neanche si è attardato a smentire questa cosa. D'altronde dovete sapere che tutti i sequestri di italiani, tranne i sacerdoti, pensate a padre Macalli, pensate a padre Dall'Oglio, che non vengono praticamente cercati, sostanzialmente. Tutti i rapimenti di cittadini italiani sono rapimenti a scopo di estorsione nell'area, nella regione nordafricana e medio orientale. Perché? Perché si sa che l'Italia paga. Questa è una cosa nota alle bande islamiste, che dunque si finanziano periodicamente con i rapimenti degli italiani. Vi ricordate sicuramente Giuliana Sgrena, che fu pagata 5 milioni di euro più la vita di Calipari nel concitato momento della liberazione, perché gli americani non vogliono che si paghino riscatti per gli ostaggi, perché gli americani hanno molte persone sul territorio, ovviamente, perché hanno molti interessi, hanno anche molti contractors, e quindi sanno che pagare vuol dire esporre poi i propri cittadini a forti rappresaglie. Ricordate le due ragazze nel 2015, il cui riscatto fu pagato dal governo Gentiloni, furono pagati 11 milioni di euro, e in questo caso, ho scritto un po' provocatoriamente, sconto Islam, Silvia Romano è stata pagata ad Al-Shabaab, che è la banda islamica che agisce in Somalia, banda islamista, che è molto florida proprio perché fa sequestri, rapine, taglieggiamenti. Sono stati pagati 4 milioni di euro dai soldi dei contribuenti italiani. Ma è stata l'Italia a liberare, il servizio segreto italiano a liberare Silvia Romano? Questo è il punto interrogativo vero che andremo a sciogliere tra poco. L'altra questione su cui si è discusso molto sui social, ovunque, è la conversione di Silvia Romano. È vera, è autentica, si è convertita perché stava prigioniera, si è convertita perché è realmente succube dei suoi prigionieri, si è convertita convintamente? È un tema che mi interessa molto relativamente, se non per un aspetto che viene sottolineato da qualche giornale oggi: la straordinaria capacità, come dire, comunicativa che ha avuto questo fatto in termini di conversione. Nessuno ha osato attaccare la conversione di Silvia Romano, e questo ovviamente per l'Islam è un meccanismo di profonda propaganda, attenzione, profonda propaganda, che va sicuramente sottolineato con una qualche preoccupazione. Ma poiché non sono i casi singoli che mi appassionano mai i personalismi, e non ho neanche voglia di attaccare questa ragazza che poi si è deciso di abbracciare la fede più orrenda contro l'universo femminile, la fede più pericolosa e violenta nei confronti delle donne, dei loro diritti, e decide di farlo, fa affari suoi, che vi devo dire, insomma. La sottolineatura appartiene alla fine alla sua sfera
personale individuale, non la questione della propaganda all'Islam, quella è una questione che attiene invece a un dibattito pubblico che pure bisognerebbe fare, e in questo paese dove impera il politically correct non si può fare. Però sappiate che quella sottolineatura assolutamente io l'ho voluta fare, ieri ho partecipato e ho anche fatto dei tweet in questa direzione. Poi c'è la terza questione che ha appassionato molti, che è la gravidanza presunta di Silvia, incinta di uno dei carcerieri. Ovviamente il gossip funziona sempre nel nostro paese, in realtà pare non sia vero, e quindi fine della non notizia. Volevo portarvi però sul territorio sempre molto complicato della geopolitica internazionale, perché quelli che hanno fatto l'Università della Politica sanno che io ho una qualche ossessione per fornire, offrire agli amici del popolo e della famiglia anche banalissime nozioni base di come funzionano alcuni equilibri internazionali e di come funziona la storia per quello che è oggettivamente accaduto nell'ultimo secolo. Voi sapete che nell'ultimo secolo, il 1918, la Grande Guerra finisce con la fine dei due grandi imperi. I due grandi imperi che avevano fondamentalmente attraversato l'Europa per secoli, che erano l'impero austro-ungarico e l'impero ottomano, d'improvviso nel 1918 vanno a dissolvere per via della prima guerra mondiale. La fine dell'impero ottomano lascia questo gigante che è la Turchia in preda a una serie di sommovimenti. La Turchia però, grazie a un grandissimo leader che si chiama Kemal Atatürk, diventa una grande esperienza di stato laico, pur avendo, diciamo così, una dimensione islamica, di 90 milioni di cittadini, ma islamici ma laici, con una particolarità rispetto al resto del mondo islamico. La Turchia attraversa poi lunghe fasi nella sua storia di guerre interne, intestine, di terrorismo che subisce dai curdi. Negli anni '80 addirittura c'è un'organizzazione nazionalista, ipernazionalista turca, che si chiamano i Lupi Grigi. E i Lupi Grigi sono quelli che generano Ali Aşka. Visto che siamo sulla pagina di San Giovanni Paolo II, tra due giorni ricorderemo i 39 anni dal suo attentato, dall'attentato di Aşka. Sappiate che Ali Aşka era un esponente del nazionalismo turco, dell'ipernazionalismo turco collegato alla vecchia idea di impero ottomano, e dunque l'attentato al Papa ha anche quelle radici islamiste, nazionaliste, turche. Che succede improvvisamente? Con la presidenza Erdogan dovete sapere che prima fa il sindaco di Istanbul, viene addirittura incarcerato, sembra un figlio di Atatürk. Il suo partito è il partito più laico della dimensione politica turca. Progressivamente però, dopo il carcere, dopo aver fatto il premier, capisce che la leva islamista è una leva molto forte, pur non essendo uno di tradizione islamista, diciamo così, lo diventa, e quindi diventa il grande visir per certi versi, che torna a sognare e far sognare l'orizzonte dell'impero ottomano. E in questo ruolo svolge sullo scacchiere medio orientale un ruolo fondamentale. Sapete che la guerra in Siria è tenuta in scacco sostanzialmente da due grandi potenze, che sono la Turchia e la Russia. Dall'arco medio orientale si espande il potere di Erdogan nei luoghi lasciati vuoti, in particolare dalla tradizione colonialista italiana. Quali sono questi luoghi? Innanzitutto il Corno d'Africa, Etiopia, Somalia, Eritrea, dove il servizio segreto di Erdogan, il famoso MIT, voi sapete che ci sono delle sigle, no? La CIA, l'MI6, britannico, ci sono il Mossad, avete evocazione di servizi segreti che hanno nomi celeberrimi. Pochissimi conoscono il MIT, che è il servizio di intelligence militare dei turchi. Il servizio di intelligence militare dei turchi è ferocissimo, islamizzato, potentissimo, efficacissimo. La liberazione di Silvia Romano è dovuta alla presenza del MIT nel Corno d'Africa, segnatamente nella zona di Mogadiscio e nelle regioni dove è presente la banda che ha rapito Silvia Romano. Banda che si chiama Al-Shabaab.
Al-Shabaab in arabo significa sostanzialmente Juventus, la gioventù, è la gioventù in arabo, si chiama Al-Shabaab, ed è composta da milizie, tra l'altro giovani, molto forti, molto ricche, perché, ripeto, dedite ai sequestri di persona, alle rapine e al taglieggiamento, fortemente islamiste, prima vicine a Osama Bin Laden e Al-Qaeda e all'islamismo wahhabita, e poi passate più vicino alle dimensioni dell'esercito di al-Baghdadi e dell'ISIS. La presenza sul territorio somalo del MIT crea le condizioni per la liberazione di Silvia Romano. Come vi dicono, l'ha liberata Conte, guardatevi la scena quando arriva a Ciampino. Silvia Romano, Conte e Di Maio non li guarda proprio, non li guarda proprio, non li saluta neanche. Sapete che succede? Succede che il direttore dell'AISE, che è il servizio segreto italiano, a un certo punto la prende e le dice: guarda che devi salutare e ringraziare il presidente del Consiglio italiano e il ministero degli esteri, il ministro degli esteri Di Maio. Non li aveva calcolati proprio, perché Silvia Romano sa benissimo di non essere stata liberata dal governo italiano, avendo vissuto quello che ha vissuto. Sa perfettamente, essendo peraltro contestualizzata dentro quella realtà islamica, avendo letto il Corano, avendo costruito un'empatia con i suoi carcerieri, che quella trattativa non è stata condotta dal governo italiano. Lavinia Oliveri dice: non li conosce, li vede lì, se vedete la scena, li vede lì, non è andata neanche a salutare il presidente del Consiglio, il ministro degli esteri, che certamente 18 mesi fa, quando era stata rapita, conosceva, perché Giuseppe Conte era già presidente del Consiglio e il ministro Di Maio era già ministro Di Maio e oltretutto era leader politico del Movimento 5 Stelle. Silvia Romano, lo ricordo, è stata rapita 18 mesi fa. Di Maio e Conte sono al potere, ai noi non ce ne rendiamo conto, ma ormai da 24 mesi, il primo giugno saranno 24 mesi, bene, Silvia Romano arriva e non li va neanche a ringraziare. Se non fosse strattonata dal direttore dell'AISE, che si chiama Luciano Capra, che gli dice: vai a dire almeno grazie, formalmente, se no facciamo una figura oscena, al presidente del Consiglio, al ministro degli esteri, lei non li calcola proprio. Perché la verità è che Silvia Romano non è stata liberata dal governo italiano, è stata liberata da una collaborazione che l'AISE è riuscita a costruire con il MIT di Erdogan. E poiché Erdogan non è uno che fa niente gratis mai, ma è il più grande stratega geopolitico che ci sia attualmente nell'area del Mediterraneo, dovete sapere che Erdogan ha chiesto una moneta per questo tipo di servizio reso al governo italiano, perché Di Maio e Conte volevano farsi finalmente una foto fuori dall'ambiente Covid in cui sembrassero i salvatori della patria, e hanno pagato per avere questa foto con la concessione a Erdogan di essere influente principale potenza influente nell'area di Tripoli, cioè in Libia, dove l'Italia prima era la principale potenza, ovviamente del territorio libico, che peraltro sosteneva al-Serraj contro il generale Haftar che cerca la conquista di Tripoli. Sostanzialmente l'Italia con questa operazione dà il via libera alla, strapotere di Erdogan nella Tripolitania e a sostegno di al-Serraj, il quale al-Serraj peraltro preferisce di gran lunga la forza di Erdogan alla debolezza di Conte. Ricordate, non andò neanche a incontrarlo per via di quegli appuntamenti sovrapposti cretini che fecero a Palazzo Chigi con Haftar e al-Serraj uno accanto all'altro, e quella cosa fece un'altra crisi diplomatica. Quindi al-Serraj non vedeva l'ora di poter avere come interlocutore privilegiato Erdogan, adesso ha anche il via libera di Roma. Monica Vitali fa l'osservazione più intelligente: ma l'Italia ha pagato. Sì, 4 milioni di euro ovviamente li avete cacciati voi dalle vostre tasse. L'AISE paga con i soldi della fiscalità generale, quindi i soldi sono stati ovviamente pagati dall'Italia. Questo è il ruolo che ha posto l'Italia. L'Italia ha pagato tramite l'AISE, cioè il proprio servizio segreto, il riscatto a Al-Shabaab. Rendetevi sempre conto, tutti i pacifisti che festeggiano, che Al-Shabaab con questi milioni di euro
non va a comprarci i fumetti e le figurine, non va a comprarci le caramelle e i cioccolatini. Una forza armata come Al-Shabaab, con questi 4 milioni di euro, rafforza la propria presenza militare, quindi di guerriglia, su un territorio, facendo più morti, facendo più distruzione, facendo più instabilità, più guerra civile. Per questo gli americani sono infuriati, che in Somalia hanno dislocato le proprie forze. Ci sono soggetti che ovviamente curano interessi che sono giganteschi, molto spesso americani e britannici. Americani e britannici hanno una tradizione per cui non pagano mai i riscatti. E come diceva però Salvatore Di Bella, gli italiani hanno una tradizione, pagano per le cooperanti, diciamo così, solo i sacerdoti e le suore le dobbiamo far morire. E padre Macchialli, padre Dall'Oglio, e vabbè, non devo farvi l'elenco. Preghiamo per loro, perché davvero, se vi aspettate che lo Stato italiano riesca a fare qualcosa da questo punto di vista, è una follia. Quindi qual è il disegno di Erdogan, di questo nazionalista turco? Ricordatevi, Ali Aşa è un terrorista nazionalista turco che va a sparare al Papa Cristiano. Non dimenticatelo mai questo elemento. Su San Giovanni Paolo II e l'attentato poi faremo una riflessione il 13 maggio. Il sogno di Erdogan è tornare a una dimensione da impero ottomano. Per questo è così forte nella guerra siriana, per questo è così forte nel Corno d'Africa, per questo è così interessato ad arrivare sulla spiaggia dell'Italia conquistando l'egemonia in Libia. Guardate, queste letture non le trovate altrove. Domani faremo una paginata sulla Croce Quotidiano raccontando questo. Sugli altri giornali, ieri in televisione stavo impazzendo. Tutti a discutere solo la conversione, non la conversione. Ragazzi, quelli sono dettagli, perché non è la convertita, ripeto, a parte la dimensione pubblica di questa conversione, che è il problema. Il problema è che qui c'è un impero islamista che sta arrivando alle porte di casa. È infinitamente più colossale il problema e nessuno lo sta percependo. È infinitamente più colossale. Qui continuiamo a avere Saviano che dice su un giornale, su Repubblica in prima pagina, che dobbiamo dire grazie a Silvia. Al limite sarebbe Silvia che dovrebbe dire grazie a noi, al limite. Ma poi grazie di che? Grazie di essere adesso veramente finalmente attorniati da una presenza così forte del sogno dell'impero ottomano incarnato da un presidente nazionalista islamista come Erdogan. Che poi Erdogan, quando a sinistra faceva comodo che dovevano fare le bandierine per i curdi, vi ricordate il Kurdistan? Erdogan era il cattivone di turno, in quel momento là, in quella fase storica là. Erdogan, oh, cattivo Erdogan che attacchi i curdi, Zero Calcare coi fumetti, Saviano con gli articoli. Adesso Erdogan torna utile, torna buono, ma si fa pagare proprio perché è un politico. Quindi non fa niente per niente, lo fa per incassare un vantaggio fortissimo. E chi studia la storia, vedo Cecilia Maria Biancarelli dice invasione prossima, chi studia un po' la storia, l'ha studiata amandola come la amo io, sa che la tensione degli ottomani e di quell'impero per invadere l'Europa è una tensione che agita il mondo occidentale, purtroppo, e l'area del Mediterraneo da 1400 anni. Da 1400 anni. Chi sa leggere un po' i fatti della storia cominci a unire questi puntini, perché altrimenti non capisce quello che sta avvenendo, attardandosi dietro la vicenda singola della singola persona, mentre non si riesce a leggere l'ennesimo passo da governo di scappati di casa di due ai quali Silvia Romano, tornata a casa e abbracciati i genitori nella bellissima scena che abbiamo visto a Ciampino, neanche gli ha dato la mano. Se non fosse stata spinta dal direttore dell'AISE, non avrebbe salutato né il presidente del Consiglio Conte né il ministro degli esteri Di Maio, che sa perfettamente essere per niente rilevanti nella sua liberazione. Altrimenti, ovviamente, il ringraziamento sarebbe stato immediato. Non li ha riconosciuti come soggetti a cui dire grazie, pur conoscendoli, perché, ripeto, fu rapita 18 mesi fa, quando era nel massimo dell'auge il presidente del Consiglio Conte, appena presidente del Consiglio, e
il ministro Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, che si affacciava alle finestre facendo la V, vi ricordate? Quindi assolutamente riconosceva, ma non va a ringraziarli. E allora ricordatevi bene, Fanizzi ricorda l'appello del presidente turco Erdogan ai turchi che vivono nell'Unione Europea, che sono milioni, in particolare in Germania. Signori, questo tema è un tema cruciale dell'orizzonte storico prossimo venturo e ha a che fare, lo ripeto, ricordo che un nazionalista turco come Ali Aşka fu l'attentatore di San Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981. Ricordiamo che, come dice Esposito, è il paese arabo più forte e vicino all'Europa. Per la precisione, Massimiliano è un paese islamico, non arabo, un paese islamico, membro della NATO, attenzione, è un membro della NATO, ha un esercito di primissimo livello, vicino, dentro il cuore dell'Europa, tanto che Emma Bonino, disgraziato ministro degli esteri, vuole addirittura farla entrare in Unione Europea per dimostrare che l'Unione Europea non era una roccaforte della cristianità. Queste furono le espressioni usate disgraziatamente da Emma Bonino. Pensate quanta poca lungimiranza quei politici che, diciamo così, il Signore vuole accecare. Quindi vi prego, grazie a Massimo Giuliani che dice ottima analisi geopolitica, poiché Giuseppe Loiacono aggiunge ne sanno qualcosa i ciprioti, potrei stare infinitamente, io nella mia vita purtroppo ho fatto il mestiere anche a lungo di rappresentare il governo italiano per le tratte di intesa commerciale in quell'area del pianeta, perché lavoravo per un ente governativo che faceva questo e so bene di cosa sto parlando. E questa analisi, lo ripeto, purtroppo non la trovate sui quotidiani, non la trovate sui telegiornali, non la trovate nei talk show, semplicemente che bisogna essere stati su quei territori per comprenderne le logiche e per comprendere anche le evoluzioni preoccupanti e pericolose che sono davvero dietro l'angolo. Io non posso far altro che suscitare in voi la volontà di rafforzare, rafforzando il popolo e la famiglia, un baluardo che al governo starebbe molto attento rispetto a queste evoluzioni. Saluto Nicoletta Rossi che ci dice che seguirà la diretta con calma nel pomeriggio. Io vi chiedo, se vi interessa quello che stiamo dicendo, di fare un like alla diretta, di condividerla sul vostro profilo perché più persone possibili possano seguire quello che stiamo dicendo. Prendete il link e mettetelo nella chat, mi pare la chat operativa, il PDF ancora non è stato messo, quindi magari qualcuno è ancora ignaro, diciamo. E vi chiedo anche di poi usare le altre chat locali, le chat personali, per far arrivare il messaggio che siamo in diretta con questi temi su Stampa e Vangelo. Sempre sperando davvero che ci sia lo spirito, quello che il Vangelo di Giovanni ricorda oggi, lo Spirito Santo Consolatore, animare un po' di queste parole. Mario Nicola Campanella dice oggi più che mai un'analisi veramente controcorrente. Più che controcorrente direi inedita. Questa è un'analisi che non trovate semplicemente, non trovate perché per avere questo tipo di analisi bisogna avere un minimo di competenze rispetto allo scacchiere medio orientale dell'area del Mediterraneo, essendoci stati per ragioni governative. Io ci ho lavorato, ecco, per anni e anni della mia vita, sono stato un dirigente dello Stato italiano impegnato appunto in questo tipo di lavoro. Barbara Ficus mi conferma che sulla chat c'è il link alla diretta, benissimo, grazie. Saluto Anna Rita Michelli, dice i buonisti sicuramente non saranno d'accordo, grazie per l'informazione sempre così imprecisa e lungimirante. Beh, c'è poco da non essere d'accordo, possono non sapere, ma i fatti sono questi, non sono contestabili. Guardate, quando ieri sono uscito a un certo punto con 12 righe in cui ho riassunto i fatti, se andate sotto quel post che c'è sulla mia pagina Facebook, in cui appunto per la prima volta ho parlato dell'influenza di Erdogan e dell'MIT, cioè dell'intelligence militare turca nella liberazione di Silvia Romano, non è che nessuno mi ha detto non è vero, perché non hanno ovviamente strumenti per dire non è vero, mi hanno semplicemente insultato.
Io ho preso insulti di ogni genere. Non è che qualcuno è andato sui fatti e mi ha detto: no, guarda, questo fatto che hai elencato è falso. Questo elemento che stai dicendo non esiste, te lo sei inventato. Nessuno ha detto questo. Mi hanno solo preso violentemente a male parole perché ho dato una visione un pochino più, diciamo, logica della semplice opzione evviva. Hanno liberato Silvia, che è ovviamente un'evviva, bentornata a casa, lo schiamo anche qui nell'intro della diretta, ma a me interessa sempre capire il perché, perché se capiamo il perché, se capiamo attraverso i dati di fatto quello che avviene davvero, poi forse riusciamo a costruire, come dice Antonio Panero, la storia che fa capire il quotidiano. Di solito questo è davvero utile. Passiamo a un altro capitolo della questione e ripeto, se quello che abbiamo detto lo ritenete importante, fate un like alla diretta, condividetelo sui vostri profili e fatelo arrivare a tutte le chat in maniera che le persone possano partecipare anche a questa seconda fase della diretta che riguarda il DPCM. Oggi finalmente, forse, dovrebbe uscire questo cavolo di decreto aprile. È l'11 maggio, ancora non ci abbiamo niente in mano. Tutto il mondo ha ricevuto le provvidenze di Stato, spesso col meccanismo dell'helicopter money, che è il meccanismo con cui abbiamo proposto noi di intervenire immediatamente. Bastavano 20 miliardi di euro da dare subito alle famiglie non garantite, che era il primo punto su cui intervenire, e avremmo speso 2.000 euro a famiglia e avremmo immediatamente dato anche un segnale di speranza a queste famiglie. Non è accaduto e così siamo arrivati. Emergenza proclamata il 31 di gennaio, adesso siamo all'11 maggio, più di 100 giorni dopo, senza un provvedimento di intervento a sostegno di famiglie e imprese familiari. Intanto grazie a Giuseppe Ficca che scrive: solo tu, uomo totalmente libero, sei in grado di fare l'analisi giusta, importantissima questa tua analisi, grazie davvero. Jacopo Pioli ci introduce, cioè in anticipo rispetto ad aprile prossimo, questa è una bella battuta. Jacopo Pioli scrive dalla Cina e dice: ma questo è d'aprile, in anticipo sull'aprile 2011 probabilmente. Allora, io ho avuto modo di guardare queste bozze del decreto del DPCM che dovrebbe approvare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la precisione, nelle prossime ore. È allucinante, è una roba a pioggia di pochi spicci a tutti, 250 articoli di DPCM, 250 articoli, cioè un decreto legge dovrebbe essere un editto, presente il decreto legge sul reddito di maternità, è fatto di due articoli. Chi può prendere i soldi, come sono stanziati, vi ricordate, l'abbiamo depositato in Cassazione? Questi hanno fatto, per fare la stessa cosa, soldi a chi vanno, 250 articoli. È il governo degli scappati di casa, continuano a pensare che dare una mancetta a tutti sia il modo per risolvere questa situazione, non colgono i dati ovvi, meno 9,5%, una percentuale tremenda di abbattimento della nostra capacità di produzione industriale di PIL, e questi fanno sta roba che lascerà semplicemente tutti incazzati in maniera brutale, non risolverà alcun problema. E come dice Nicola Di Matteo col suo dimatteismo, che ripeto la mia ideologia di riferimento, come al solito tante chiacchiere, pochi fatti. Questo è l'esito su cui poi torneremo domani quando il DPCM sarà reso pubblico. Intanto vi anticipo da adesso, mi piace fare delle anticipazioni per chi segue Stampa e Vangelo, sappiate che questo decreto è composto da 250 articoli e prevede una sorta di spolverata di denaro a pioggia che non risolverà alcun problema reale degli imprenditori, delle imprese familiari, delle famiglie, dei ragazzi, non ne so neanche a dire, la scuola e di tutti i comparti che sono gli elementi più allucinanti, diciamo così, di questa crisi del Covid. Mario Nicola Campanella, DPCM, decreto più complicato al mondo, ecco, proprio questo. Luca Campisi, che peraltro è un operatore del settore, PDF Emilia Romagna, poco e niente per il turismo. Luca Campisi, peraltro, sulla Croce ha più volte sottolineato la...
la gravità da questo punto di vista per il comparto turistico. Invito tutti a scrivere per la croce, ricordate che se dobbiamo attirare anche l'interesse dei comparti che vanno in difficoltà, scriverne o far scrivere sulla croce è un passaggio fondamentale. Lauretta Gianfelici, nostro candidato a sindaco a Macerata, che io saluto oggi qui, candidato in un comune, capoluogo di regione che va a votare, capoluogo di provincia che va a votare nella prossima tornata, abbiamo il nostro candidato sindaco del PDF, Lauretta Gianfelici, che sottolinea che aumentano i suicidi. Cristina Zaccanti vede un orizzonte sconsolato per i nostri figli, a meno che il PDF non si rafforzi molto nella tornata elettorale, intanto amministrativa e quella delle politiche, che secondo me è dietro l'angolo. Questa è la prospettiva che noi possiamo dare ai nostri figli, ai nostri nipoti. È la battaglia per rafforzare il PDF, raccogliere più consenso possibile e modificare anche in base a competenze, intelligenze, senso e amore per le persone. Perché quando Cristina scrive, vedi, si suicidano, questo è un elemento, lo scrive anche, lo scrive Lauretta, e poi Cristina parla di prospettive sconsolanti. Beh, evidentemente dimostriamo di avere una sensibilità, un amore verso le persone che ha la forza di diventare anche programma politico. Saluto Sara Reo che parla di malcontento sociale che non può che portare altro male. Piero Chiappano sottolinea: la croce è il nostro organo ufficiale di informazione e discussione. Ricorda, lo chiamo per la precisione organo di riferimento, perché siamo un organo di riferimento, non è un organo ufficiale, è l'organo di riferimento. Esattamente come il Fatto Quotidiano non è l'organo del Movimento 5 Stelle, ma l'organo di riferimento. Repubblica non è l'organo ufficiale del PD, ma il giornale di riferimento. I giornali di riferimento sono più forti degli organi ufficiali, perché possono permettersi di far girare le idee. Di far girare le idee in totale libertà, e come sapete c'è totale libertà sulla croce anche di mandare a quel paese. Maria Di Nolfi, saluto Andrea Scipioni, dice: si tornerà al voto nel 2021, secondo me sì. Diana Barigelletti: si occupano di tutto tranne che dei problemi reali delle persone, solo quello che porta visibilità e consensi. Hai perfettamente ragione. Lauretta Gianfelici: spero di non deludere facendo il mio meglio a servizio del nostro caro partito. Vedrete che a Macerata faremo una battaglia esemplare per far vedere come cresce il popolo e la famiglia, così come la farò io personalmente in Sardegna, candidandomi al Senato per le suppletive, facendo vedere anche lì in Sardegna come cresce il PDF con i consensi, come abbiamo fatto già vedere al Collegio Roma 1, dove siamo passati dal 0,57 all'1,32, e vedrete che piano piano la scalata al governo del paese riuscirà. Saluto Riccardo Orlandi del Popolo Famiglia Como, ricordo al Popolo Famiglia della Lombardia di studiare tutta la mappatura dei comuni che vanno al voto e eleggere qualcuno nei piccoli comuni, perché è assolutamente necessario. Saluto Vittoria Polacci, PDF Toscana, saluto Lara Maffeis, Giuseppe Lo Iacono dice: PD e Movimento 5 Stelle terranno in piedi Conte finché gli farà comodo. Attenzione Giuseppe, a Zingaretti comincia a non far più tanto comodo stare nel cono d'ombra, e conviene proprio a Zingaretti, al PD, andare a prendersi quel 21-22% di parlamentari che attualmente non gli rispondono, perché sono quelli eletti dalla segreteria Renzi. Quindi potrebbe esserci anche un concreto interesse del PD, tra l'altro nello sfacelo del Movimento 5 Stelle, ad andare ad elezioni anticipate politiche. Anna Muggiano dice: è vero che Conte vuole spostare le elezioni al 2021, si discute su tutto rispetto alle elezioni amministrative, vedremo quello che succederà effettivamente, inutile discutere di ipotesi. Allora io ringrazio, volevo sentire un'altra cosa, scusate, sul Corriere della Sera, visto che facciamo stampa e Vangelo, oggi un altro elemento fondamentale, saluto anche Valeria De Persis, saluto Eugenio Pacifico, non ti sono a leggere opinioni in contrasto con le politiche papali, ripeto, io non faccio il Papa, quindi non posso mettermi a fare, diciamo così, il ruolo del Papa. Chi vuole parlare contro il Papa sappia che in me ha un interlocutore un po' distratto, perché credo che sia un mestiere difficile e io non lo saprei fare meglio, quindi se qualcuno lo saprebbe fare meglio, per carità, fa bene a proporsi come Papa, vedremo se alla prossima tornata sarà fumata bianca per lui.
Saluto anche Fabrizio Delle Piane, saluto Caterina De Witt, la bellissima Caterina De Witt, Fabrizio Ciappa, elezioni del 2021, sei ottimista? Vediamo, vediamo, ripeto, c'è un interesse del PD di Bertini Zingaretti a uscire un po' dal cono d'ombra, sapendo che il Movimento 5 Stelle è in disfacimento, quindi gli equilibri potrebbero modificarsi rapidamente, ovviamente non in uno scenario di Covid conclamato che dovesse scoppiare come epidemia pesantissima da qui a qualche settimana. Ripeto, c'è un articolo sul Corriere della Sera che volevo sottolinearvi, è un articolo sul tema del divorzio. Ora, sapete, sono divorziato, quindi non ho, come dire, magari secondo alcuni neanche titolo a parlarne, però come tutti quelli, no, come gli ex tossici che sanno cos'è la droga, e come vi ho parlato di Turchia, perché a Istanbul ho passato tanto tempo della mia vita professionale, diciamo così, ogni cosa che passi nella vita ti lascia delle ferite addosso, quindi io, avendo attraversato la vicenda del divorzio, vi posso dire che cos'è, e che cos'è nella sua complessità davvero clamorosa, ma anche rilevante dal punto di vista dell'esperienza personale. Bene, adesso se andate sul Corriere della Sera trovate una paginata sul fatto che si può divorziare via email. L'Italia si è inventata il divorzio via email, cioè i tribunali di sorveglianza scarcerando 376 mafiosi, perché non si fa più attività nei tribunali, scarcerando 376 mafiosi, ma hanno deciso di far divorziare la gente senza udienza davanti al giudice, semplicemente con un'email. Siamo passati dal divorzio, quello che ho fatto io, complicatissimo, 3 anni, che però insomma serviva anche a mettere un elemento di riflessione tra il momento in cui decidi di separarti e il momento in cui interrompi di fatto il matrimonio. Al divorzio breve, come sapete, approvato nella disgraziatissima 17ª legislatura repubblicana, che permette di divorziare in 6 mesi, e adesso siamo arrivati, per l'emergenza Covid, al divorzio con l'email. Con l'email, ragazzi. Danilo Bassan dice, almeno email pack. Ragazzi, è una cosa da pazzi, io non ci posso credere. Guardate che c'è un'autostrada per le nostre battaglie. L'aborto lo vogliono far diventare aborto con l'RU486 domiciliare, togliendo l'ospedalizzazione per banalizzare l'aborto. L'eutanasia con la somministrazione di morfina ai vecchi per liberare i posti letto nelle terapie intensive è diventata un dato di fatto. Adesso ci vogliono proporre propinare anche per l'emergenza il divorzio via mail. Ma lo capite? In più, 67.000 matrimoni non sono stati celebrati dall'inizio dell'anno a oggi. Sapete che in totale i matrimoni in Italia sono circa 200.000. 67.000 non sono stati celebrati. Ragazzi, non trovate argomenti per fare battaglia sui principi non negoziabili per far crescere il consenso del PDF? Ma fate subito comunicati ai giornali locali, impedite ai tribunali del vostro territorio, del vostro circondario, di fare i divorzi in questa maniera. Scrivete che il PDF, fatemi vedere un po', della Puglia, piuttosto che il PDF della Sardegna, piuttosto che il PDF Veneto, chiede ai tribunali veneti di non far stipulare divorzi via mail, secondo quanto invece indicato dalla pagina del Corriere della Sera oggi segnalata, che vi segnalo oggi. Fate una mobilitazione su questo, invece che tante pippe mentali che ogni tanto leggo qua e là. Fate una grande mobilitazione a difesa della scuola cattolica che rischia di chiudere, una grande mobilitazione di aiuto ai sacerdoti che dovranno usare il termoscanner per far entrare la gente in chiesa, distanziandola di 2 metri in ingresso, di 2 metri in uscita, senza toccare le maniglie. Ma abbiamo una valanga di iniziative da assumere, non stiamo assumendo nessuna iniziativa, se non marginalmente sui social e nelle chat, quando invece dobbiamo tornare a calarci immediatamente nei territori, mappare tutti i comuni che vanno al voto, i comuni piccoli dove possiamo fare eleggere i nostri consiglieri comunali. Sul decalogo programmatico il PDF, la sua Assemblea Nazionale, ha consegnato a ogni singolo militante e dirigente del Popolo Famiglia affinché fosse la mappa del proprio agire politico. E su questo adesso dobbiamo dare il massimo del nostro impegno, il massimo della nostra militanza,
il massimo della capacità di costruire tesseramento, di far iscrivere persone al popolo e alla famiglia, di far leggere alle persone il quotidiano La Croce, che ha un punto di vista sui fatti completamente diverso, ma anche attrattivo per molti, proprio perché è completamente diverso. E invece mobilitazione per il quotidiano La Croce no, mobilitazione per il tesseramento no, mobilitazione per la difesa del principio di libertà religiosa solo a chiacchiere, ma non avete ancora calato la vostra presenza in parrocchia a dire il servizio d'ordine, caro sacerdote, se ti serve te lo fa il popolo e la famiglia. La mappatura dei istituti non statali provincia per provincia, per costruire su quella mappatura e sugli istituti che vanno in crisi una comunicazione presso i media targata popolo e famiglia, insieme a una battaglia sul territorio del popolo e famiglia a difesa delle scuole cattoliche che vanno in crisi, una mobilitazione sulla RU486 affinché non sia somministrata a domicilio e non diventi strumento di un aborto semplificato e banalizzato, una mobilitazione sulla eutanasia cercando di capire se ci sono i Silvio Viale di turno che fanno le iniezioni di morfina per abbattere magari migliaia di anziani negli ospedali del nostro paese. E allora, se Cristina Zaccanti vi chiede come facciamo a intercettare coloro che voteranno più 5 Stelle, per intercettare coloro che voteranno più 5 Stelle erano cattolici che li votavano, queste battaglie sono più che significative. Queste battaglie sono più che significative. E andremo a fare quelle di bisogno territoriale, come hanno fatto i Veneti, come hanno fatto il PDF pugliese, come ha fatto il PDF siciliano, con gli sportelli di ascolto costruiti dal PDF sardo, con il PDF romano che ha fatto lo strumento anche per le provvidenze. È questo che noi dobbiamo fare. E con questo costruiamo un radicamento nuovo all'interno della società. Ed è fondamentale, assolutamente fondamentale. E poi adesso vi ho dato un'altra notizia da sottolineare, questo elemento rispetto ai tribunali. Ma davvero non fate più attività, caro tribunale, ma fate i divorzi via mail? Ma che davvero fate? Ma questa è la risposta al bisogno di giustizia che c'è nel paese? 376 mafiosi al 41 bis liberati e neanche e il divorzio invece fatto via mail? Allora ragazzi, svegliamoci, come dice Annalita Michelli, andiamo a fare un lavoro territoriale, se non nelle piazze, perché in questo momento gli assembramenti sono vietati, interloquendo, esistono i telefoni, esistono le riunioni Zoom, sono venuto personalmente a parlare con tutto il PDF regione per regione. Sappiate che siamo radicati in ogni regione d'Italia, ho trovato dei coordinamenti regionali vivacissimi, intelligenti, pronti a porre questioni, a discutere, a essere propositivi. Adesso è ora di fare. E fare è anche far sapere tramite i nostri canali quello che diciamo. Con il quotidiano La Croce, con le dirette di Stampa e Vangelo, con l'attività che compiamo territorialmente, con l'Università della Politica, quando potremo finalmente riaprire con l'Università della Politica. Cristina Zaccanti, ci stiamo occupando di paritarie in canavese. Cristina, sai che io odio il gerundio. Voglio sapere nel canavese quante sono, quante, numero le paritarie, numero di paritarie esistenti, numero di paritarie possibilmente in crisi. Con questi due dati si fa un comunicato stringato di 10 righe in cui il PDF del canavese dice che nel canavese, sulla base di 21 istituti paritari, 9 sono in crisi o potenzialmente in crisi dal 1 settembre. Una dichiarazione del PDF del canavese, una dichiarazione di un sacerdote religioso, religiosa, di uno di questi istituti, spiegando anche quanti allievi vanno in quegli istituti e quindi quante sono le famiglie che vanno in crisi se salta qualcuna di queste scuole. Questo è occuparsi con precisione, diagnosi perfetta del proprio territorio, dati. Perché i dati, i numeri, comunicano immediatamente e diventano notizia immediatamente. E quindi conquistando quel tipo di conoscenza, intanto fa bene a noi, e non ne parliamo genericamente, non sono più le paritarie del canavese, ma le 21 paritarie del canavese. Non sono più le scuole cattoliche, ma la scuola San Giacomo delle Suore Orsoline
ad andare in difficoltà. E capite che c'è un'enorme differenza tra ci stiamo occupando delle paritarie e ci occupiamo delle 21 paritarie, quelle 9 sono in crisi, la San Giacomo delle Orsoline rischia di non aprire, perché la capacità di dare informazioni dettagliate determina A, la vostra vera consapevolezza del problema, dunque la credibilità, B, determina la comunicazione presso il sistema mediatico. Se no, so quelle chiacchiere in libertà che ogni tanto leggo in determinate chat, che sarebbero davvero, probabilmente, secondo quello che dicevano alcuni, chiuse. Va bene, spero di essere stato chiaro. Cristina, mi raccomando, il nome degli istituti, quanti sono gli istituti del territorio, lo dico a Cristina così lo sto dicendo a tutte le province, I Salesiani non basta. Quante sono le strutture del territorio, quante rischiano di andare in crisi, il nome di quella che va in crisi, una dichiarazione del PDF del Canavese, una dichiarazione della struttura che va in crisi e chiede aiuto alle istituzioni. Mai come ora è decisivo, perché sappiate che il decreto liquidità o prevederà i soldi per queste scuole o queste scuole chiuderanno, quindi serve farlo adesso. Abbiamo 45 giorni da adesso, cioè il tempo di approvazione del decreto in Parlamento. Va bene, spero di aver dato informazioni utili sulla crisi relativa a Silvia Aisha Romano, su quello che credo debba essere il nostro livello di consapevolezza e battaglia rispetto a quell'argomento, sulla vicenda DPCM del Presidente del Consiglio Conte, di cui domani discuteremo ampiamente sul quotidiano La Croce, quindi vi chiedo per favore di fare una campagna presso i vostri amici, i vostri conoscenti, quelli che sapete che possono abbonarsi, perché se facciamo questo traguardo maledetto di 10.000 abbonati, molto lontano come il traguardo dei tesserati, perché il PDF è un po' piccolo, non si tessera e non si abbona, questo lascia tutti, quindi, i carichi di costo di ogni cosa sulle spalle della Presidenza, noi diventiamo, con un giornale cartaceo, perché potremmo immediatamente investire nel cartaceo, con un giornale cartaceo presente in ogni comune a fianco di quei 7-8 quotidiani cartacei che sono rimasti ormai nelle edicole, diventeremo immediatamente interlocutori di quel territorio, immediatamente potenziali interlocutori di cittadini di quel territorio e quindi in grado di costruire una presenza politica estremamente capillare, perché poi il giornale ha il pregio di poter arrivare direttamente in 7.900 comuni e questo ci darebbe ogni condizione per avere quella battaglia. Vedo che in tanti adesso ripetono: Luca Campisi, PDF Emilia Romagna, Barbara Ficus, PDF Sardegna, a noi la battaglia e addio la vittoria. Bene ragazzi, spero di aver fatto un servizio utile con questa puntata di Stampa e Vangelo. Ricordo e ringrazio di nuovo coloro che hanno seguito, record storico di Stampa e Vangelo, l'ultima puntata, quella di venerdì, 31.357 spettatori, qualcosa che non ho mai avuto davanti a me, poco meno dello stadio dove gioca la Juventus, quindi davvero grazie, perché ascoltarsi un'ora di questa roba è complicato. È vero che in 31.357 sono quelli che magari hanno ascoltato anche solo un minuto, però comunque lascia fare, non è anche solo 20 secondi, mi accontento. Maria Di Giuro dice: buongiorno a tutti, scusa Mario, sono in ritardo, vi ascolterò in differita. Fate però, vi ripeto, un like alla diretta, una condivisione anche per far arrivare a molti la differita di questa diretta di Stampa e Vangelo, e poi l'invio del link agli amici che riterete possano essere interessati a quello che diciamo. Sara Reo definisce La Croce unico giornale che dice le cose come stanno, o almeno che dà un punto di vista diverso da quelli che di solito trovate su altri mezzi di comunicazione. Giovanna Nespoli dice: sempre utile. Francesco Carroni Parisi: grazie Mario, sempre sul pezzo. Un forte abbraccio ricambiato a Nicola Di Matteo, grazie anche a Mirko De Carli che scrive in questo momento, grazie a Gennaro che dice buongiorno e grazie, buongiorno a te caro Gennaro Genni, senza cognome ma con un bel crocifisso come fotoprofilo, quindi benvenuto qui a Stampa e Vangelo, probabilmente sei uno dei nuovi che abbiamo attratto con questa nuova formula che trasmette dalla pagina di Papa Giovanni Paolo II a 7 giorni
dal centenario dimenticato, ricordatevi, centenario dimenticato del più grande personaggio che io abbia incontrato nella mia vita, che è appunto San Giovanni Paolo II, gigante della storia. 90 anni di pannella su tutti i giornali, siamo a una settimana dal centenario della nascita di San Giovanni Paolo II e nessuno, dico nessuno, che lo ricordi da nessuna parte, solo il popolo e la famiglia, sulla croce tutti i giorni anche con un poster e stampa il Vangelo attraverso queste puntate. Saluto anche Gianfranco Arcari, anche lui mi sembra uno nuovo, Giovanni Paone, nuovo militante del PDF di Gorizia, orgoglioso di essere in questa grande famiglia. Vedi, Gennaro Genni ci conferma, è nuovissimo a stampa il Vangelo, che bello avere una persona nuovissima tra i nostri ascoltatori che apprezza quello che diciamo. Ringrazio anche Stefano Pallini, Salvatore Di Bella, Emiliano Velasco, che saluta tutti gli amici del PDF, lo faccio anch'io. L'appuntamento con Stampa e Vangelo è per domani 9.55, domani puntuali, perché poi ho un appuntamento e quindi dovrò veramente cominciare alle 9.55. Vi chiedo dunque, se volete vedere l'inizio in diretta di Stampa e Vangelo, di essere presenti sempre qui sulla pagina di San Giovanni Paolo II alle ore 9.55 puntuali, perché poi dovrò andare via intorno alle 10.45 per degli appuntamenti che ho fuori di casa. Ogni tanto metto il naso fuori, poco, perché continuo a aver paura di quel che potrebbe accadere e che dobbiamo cercare tutti di non far accadere, mantenendo dunque la massima prudenza in questa fase. Vedo tanti like, grazie, un like alla diretta se vi è stata utile, una condivisione se volete farla trovare a amici che vi seguono e il link a tutte le chat, a tutti gli ambiti in cui voi siete presenti come PDFini attivi o anche solo come persone interessate. Da Maria Di Nolfi, una buona giornata a tutti.